Ciao bang ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, video che sarà veramente molto veloce solo per farvi vedere appunto le nuove cover di Puro dedicate al Samsung Galaxy S8, ovviamente nel mio caso, ma anche al Samsung Galaxy S8 Plus. Ragazzi, ne ho scelte 4 per avere un po' di varietà, appunto per farvela vedere, visto che sono 4 tipologie tra virgolette diverse. Dunque mettiamo un attimo da parte il nostro S8 e andiamo a vederle un attimo in velocità. Abbiamo la classica cover trasparente 0.3 mm, poi abbiamo ragazzi la classica custodia, come potete vedere qua, a modi libri. Poi abbiamo questa che è davvero molto interessante, che dopo vi spiegherò meglio, se no vi spoilerò tutto. E questa che è un'altra classica custodia, sempre a modi libro, ma con la parte anteriore praticamente trasparente per poter vedere chi ci chiama, per poter rispondere ai messaggi. Dunque adesso partiamo subito con la prova. E partiamo ragazzi con questa che è quella classica, che è ultra sottile, ovviamente trasparente, flessibile e di 0.3 mm, dunque quella più fina. Dunque cerchiamo di aprirla, anche se è stata incastonata praticamente con la colla vinile. Guardiamola un po' in dettaglio. Come potete vedere è completamente trasparente, con questo effetto grata. Non so se riuscite a vederla, sicuramente non si chiamerà così, ma è davvero molto bello come effetto. È una classica cover trasparente, ovviamente completamente molla, come potete vedere. E sicuramente ragazzi questa cover è perfetta per chi non vuole modificare il design appunto dell'S8, ma senza rinunciare a una protezione. Comunque è davvero molto ma molto fina, ovviamente con i buchi per i vari ingressi, come potete vedere qui. È coperto anche il tasto d'accensione, il bilanciere del volume e il tasto Bixby, dunque tutto quanto coperto. Però come potete vedere ragazzi un po' di ditate lascia. Sicuramente avrei preferito sempre trasparente ma leggermente opaca, così da nascondere tra virgolette tutte quante le ditate. Però c'è da dire che comunque ne trattiene di meno rispetto al vetro dell'S8. E un'altra cosa molto bella ragazzi è che non va a intaccare per nulla, come ho detto prima, il design dello smartphone, perché essendo trasparente ed essendo così fina sembrerà di non averla, come potete vedere. Ma passiamo ora ragazzi alla seconda cover, che si chiama Sensitive Flat. Praticamente questa è una custodia che copre tramite questa patta che vedete davanti, questo schermo diciamo trasparente, anche la parte frontale appunto di S8, e permette, come ci mostra anche questa immagine qua, di utilizzarlo sia per rispondere alle chiamate che visualizzare i messaggi senza dover per forza diciamo aprire tutta quanta la custodia. Dietro ci vengono illustrate alcune informazioni e aprendola a mo' di libro ci viene fatta vedere appunto la cover sulla destra e delle informazioni dettagliate del prodotto sulla sinistra. Comunque andiamo anche in questo caso ragazzi ad aprirla, ed eccola qua. Se volete appunto c'è anche un finto S8 dentro. Dunque togliamolo subito, tanto guarda che figata, cioè è finto, ok, mettiamolo da parte e andiamo ad infilarci il vero S8 all'interno, così vediamo appunto com'è. Ecco qua, l'inserimento è veramente molto semplice, si incastra senza nessun tipo di pressione, però resta ovviamente incollato, non è che cade. Anche da chiuso si riesce a intravedere l'orario, appunto i messaggi. Quando riceviamo una chiamata, purtroppo non riesco a farvelo vedere perché non ho altri smartphone da potermi chiamare, verrà fuori come nella fotografia iniziale. È tutta quanta opaca questa cover, non lascia ditate. Questa cosa secondo me è fighissima, perché appunto non avremo modo di sporcare l'estetica di questa cover. Come potete vedere è tutta quanta nera, con questa banda, con i due pulsanti, il più e il meno per la regolazione del volume, e ovviamente il tasto accensione e spegnimento che rimane scoperto. E comunque è consigliato, comunque la consiglio, per chi vuole avere una protezione totale del device sia sul lato anteriore che su quello posteriore. Passiamo ragazzi alla terza cover. Questa è davvero molto bella perché anche coprendo tutto quanto il dispositivo, guardate che figata, lascia il retro originale, cioè trasparente. Andiamo ad aprirla insieme, sfiliamola da questa custodia, ecco fatto. Mettiamo come sempre da parte tutto quanto ed eccola qua ragazzi, è in ecopelle, guardate che razza di figata. Andiamo subito a metterci, anzi togliamo prima l'adesivo che è quello che ricopre la parte posteriore della cover. Andiamo ad infilarci il nostro S8 per vedere come sta, e devo dire che sta veramente molto bene. Ma la cosa figa ragazzi è che da un lato appunto potremo utilizzare il nostro S8 in maniera normale, cioè chiudendola in questo modo senza che ci dia fastidio, e la cosa bella appunto, come potete vedere da questa parte, è che abbiamo un ingresso per una carta di credito, bancomat o qualsiasi altra cosa, dunque diciamo l'essenziale da portarci in giro se siamo in viaggio o andiamo da qualche parte, insomma è veramente molto molto comoda. Poi come potete vedere ragazzi resta chiusa, cioè non si apre da sola praticamente, e la cosa bella, come ho detto all'inizio, è che il dietro praticamente è trasparente, ultra slim, e dunque ci fa vedere diciamo il design dell'S8 senza coprirlo completamente, e devo dire che fa la sua bella figura come potete vedere. E ora ragazzi passiamo alla mia cover preferita, che è questa qui, è un 2 in 1. Se la apriamo in questa maniera ci viene mostrata ovviamente la vera cover e tutte le informazioni inerenti all'utilizzo, come è fatta eccetera eccetera. Ok, sono riuscito a sfilarla, richiudiamola così, mettiamola un attimo da parte ed eccola qua in tutto il suo splendore. Ora vi spiego il funzionamento, intanto andiamo ad infilarci il nostro S8 così, ok,
perfetto, infilato. Praticamente, come potete vedere, è spessissima perché triplica, diciamo, lo spessore dello smartphone, però questa cosa ovviamente ci conferisce una maggiore protezione del nostro display, ovviamente sia nella parte posteriore che quella anteriore. Ovviamente la chiusura è tramite magnete, come potete vedere si chiude automaticamente questa linguetta, e la prima cosa bella, ragazzi, è che da questa parte abbiamo la possibilità di inserirci non solo una carta ma più carte, comunque sia il codice fiscale, la patente di guida, eccetera eccetera, e qui sotto addirittura le banconote, dunque è praticamente un mini portafoglio comprensivo anche di smartphone, dunque il meglio che si può avere. Ma la cosa ancora più figa, ragazzi, guardate qua, ecco perché è una 2 in 1, guardate, si trasforma in un'altra cover. Praticamente questa cosa è geniale secondo me, perché potremo utilizzare lo smartphone così com'è in casa, dunque con questa cover che è anche bella da vedere, è opaca dunque non lascia ditate, è una cosa, ragazzi, che mi fa veramente molto piacere, che lascia il dispositivo aperto sia sopra che sotto con le dovute precauzioni, perché come potete vedere negli angoli è coperto, ma così facendo permette di non cambiare l'estetica di pannello aggiungendo cornici sopra e sotto. Come potete vedere è come avere un S8 senza cover, vedete, non vedete la differenza se non un po' ovviamente di cornici in più sui lati. Bello, come ho detto prima, il dietro è opaco, dunque non lascia ditate, poi è anche gommato, dunque permette anche una stabilità dello smartphone sulle varie superfici, e si può collegare direttamente a questa cover, anche in questo caso tramite magnete, come potete vedere si attacca senza nessun tipo di problema, e ovviamente, ragazzi, non cade, come potete vedere non è che vi parte, vi cade mentre lo state utilizzando, e questa unione è utile per il viaggio, dunque se andiamo in viaggio o comunque sia usciamo, dunque vogliamo proteggere al 100% il nostro smartphone, magari mettendolo in tasca eccetera eccetera, potremo utilizzare questa cover, mentre in casa magari la togliamo, utilizziamo soltanto la cover quella all'interno. E questa cosa veramente, ragazzi, l'apprezzo tantissimo. Intanto togliamo anche questo adesivo perché l'ho lasciato attaccato, ma mi dà parecchio fastidio. Un secondo, ecco qua, tolto. E devo dire, ragazzi, che questa cover è la più completa, perché ok, è gigante, ma è una 2 in 1, e in più è gran figa da vedere. E che dire dunque, ragazzi, avete visto le 4 tipologie di cover: quella ultra slim, quella che protegge praticamente sia davanti che dietro ma con il vetro trasparente, quella sempre a mo' di libro però con il retro trasparente e con la possibilità di metterci una carta, e questa che è la più completa, tra virgolette, quella più grossa anche, che è una 2 in 1, sia cover normale che cover da viaggio, con all'interno anche la possibilità di inserirci banconote e carte. Dunque, che dire, spero vi sia piaciuto e al prossimo video. Ciao, ragazzi!